modo di poi immagino che mi faccia un paio di capigrosi, interessa per quella sai, hai sono la sposina, no? Si gira da tipo seduta davanti. La 79esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia presenta in concorso Orizzonti Io sto con la sposa. Di una cosa che non c'è, certezza non c'è bisogno. Gaza, durante questa aggressione è stata una Gaza unita in tutte le sue fazioni, si sono uniti tutti, tutte le fazioni politiche si sono unite e per questo è stata ancora più crudele e repressiva l'aggressione israeliana. Ha cercato di eliminare i capi di tutte le fazioni politiche e lo ha fatto prendendo di mira le case quando sapeva che magari erano appena passate di lì, quindi interi nuclei familiari spazzati via senza nessun pudore. Il bambino Yassin al-Hamoudeh aveva 4 anni, Rafah Khalil al-Jabour aveva 4 anni e il guerriero del terzo millennio pensava pure di fare bella figura chiamando le case, avvisando che borbandava perché dovevano scappare. Dove scappare? Dove scappavano? I valichi sono stati chiusi perché i vicini, come l'Egitto, sono stati comprati dallo Stato israeliano. A livello di cinema, di cultura, non si osa mai una critica vera, una denuncia, un'accusa a quello che sta facendo Israele da 60 anni e più. Sta cancellando un po' alla volta il popolo palestinese, deportando la gente da intere aree, occupando intere zone e città. E Gaza, che è la zona in cui la resistenza è più forte, Gaza secondo i piani israeliani deve essere cancellata. E i morti che stiamo leggendo fanno parte di questo piano. Facendo delle indagini e delle analisi, che i droni sono tecnologicamente in condizione di capire qual è l'obiettivo che si accinge a colpire. Quindi sapevano che quelli sulla spiaggia che si stavano muovendo erano 4 bambini che giocavano a palla. Ahed Atef Bakr, 10 anni, e suo fratello Zakaria Ahed Bakr, 10 anni, erano gemelli. Mohammad Rames Bakri era più grande, 11 anni,
e il più piccolo di loro, Ismael Muhammad Bakri, 9 anni. Ma una volta uno mi diceva che quando muore un bambino nasce una stella. Il cielo della Palestina è molto stellato. Forse dobbiamo dire grazie a Israele, perché ne ha ucciso abbastanza bambini. Però io mi chiedo, sento qualche goccia, ma questi sono lacrime di Dio o la pioggia? Alcuni di noi chiedono, oggi bisogna fare qualcosa. Cosa possiamo fare? Boicottare Israele, boicottare Israele. Perché l'unica arma che potrebbe far sì che Israele smetta, perché basta uccidere bambini, uccidere anziani, ma per cosa? Per la sicurezza di Israele? E dove la sicurezza dei palestinesi? Allora mi chiedo, ma tutto il mondo è colpevole per questa tragedia? Hanno ucciso, continuano a uccidere, nessuno fa niente. Ma io vi chiedo, ricordatevi che il 16% dei soldi che voi spendete quando andrete a comprare arachidi israeliani, datteri israeliani, qualsiasi cosa israeliana, il 16% va per la spesa militare. Cioè, ogni 100 persone che abbiamo letto, voi avete contribuito a uccidere i 16. Sta a voi la scelta. Diligent.